Ed eccoci ora a Sabrina Carmignani. L'udienza è lunga, quindi ho scelto di leggere dal sito, naturalmente, insufficienza di prove. Saltiamo i preliminari, e le generalità e tutto. Ed ecco che il PM chiede: senta, lei ricorda di essersi recata dai carabinieri di San Casciano, se non sbaglio, il giorno dopo che fu, anzi il giorno stesso, la sera in cui fu scoperto l'omicidio di Scopeti? E lei: sì. Che si presentò lei spontaneamente? No, no. Io quel giorno stavo andando a Firenze e passai dagli Scopeti con mia madre. E quindi, insomma, c'erano tutte le persone, domandando cos'era successo. Mi rivolsi a mia madre dicendo che il giorno prima io ero lì. Quindi mi sentì non so chi e mi portò in caserma. Allora, questo è il primo punto un po' controverso. Lei poi conferma, nuova domanda, c'era, non so se era un poliziotto, e così mi disse di venire in caserma. Allora, questo significa un incipit. Io mettere in dubbio è proprio il mio scopo. Non so che altro dovrei fare, cioè, raccontare le solite cose, non lo so. Non è che abbia molto senso dopo 50 anni. È strano, è un incipit molto strano. Cioè, io sto parlando, guarda caso lì c'è un poliziotto, dice: ah sì, vabbè, però possiamo benissimo darlo per accettabile, nel senso che c'erano naturalmente forze dell'ordine, dovevano stare con le orecchie ben aperte, avevano magari questo compito, e quindi la Sabrina ipso facto si ritrova trascinata in caserma. Allora lei vuole raccontare quel giorno, eccetera, eccetera. Ci spieghi un po'. Io tornavo da Firenze, quindi siamo alla domenica 8 settembre, era il giorno del mio compleanno. Passai lì col mio fidanzato perché avevo dei panini, delle torte così. Vietata l'ironia, su quello che facevano sulla piazzola, perché tanto di chiacchiere ne sono volate. Ricorda che ora può essere stata, no, più o meno, metà pomeriggio. Vide la tenda, c'era, si fermò lì. Sì, con la macchina entrai proprio davanti alla tenda. Con la macchina sua del fidanzato, con la macchina del fidanzato. C'era qualcuno? No, non c'era. Nessuno. La macchina delle persone della tenda c'era? Sì, c'era. Era la Golf bianca. Lei si trattenne un po'? Sì, io andai lì davanti e non pensavo ci fosse nessuno, perché non sembrava una tenda abitata da persone. Quindi volevo scendere, però poi, un po' per il cattivo odore, un po' perché la tenda c'era tutto sporco, decisi di andare più indietro. Quindi mi spostai di lì e dopo, di lì a poco, andai via. Quindi Sabrina Carmignani, il pomeriggio dell'8, sente lei e naturalmente anche il suo fidanzato. Avvertono un forte odore acre. Santucci il giorno dopo: no, io ne prendo atto. Può sembrarmi strano, non c'è una legge che vieta che una cosa sembri strana. Quindi, a me sembra strano, perché quello è un odore che non si dimentica. Lei ebbe la sensazione se c'era qualcuno dentro o fuori? La tenda era sciupata, dice Carmignani. Era giù, non lo so. Ecco, qui da come parla la Carmignani non sembra una tenda perfettamente tirata. Ora tutto sta a vedere come l'avessero sistemata i ragazzi prima. C'è chi sa fare montare bene una tenda, chi meno. Però era floscia, chiaramente era floscia, insomma, non era in buone condizioni. Se i due fossero stati vivi, chiaramente, ci sarebbe anche stato segno di vita, tra l'altro. Lei non sa dire se c'era qualcuno dentro, ebbe l'impressione? Io più che altro l'impressione, dice Carmignani, ci fosse dei materassini dentro, può darsi quelli che si usa, però non lo so. Quanto si sarà trattenuta lei in quel posto? Ma più o meno 20 minuti, una mezz'oretta. E ricorda se sopraggiunse qualcuno? Sì, quando stavo andando via arrivò una macchina che imboccò la piazzola lì. Non so che macchina era, l'ho vista solo davanti. Era una macchina che mi sembrava vecchia, con
con la vernice un po' scolorita, tipo queste macchine vecchie scolorite dal sole. Sicuramente risaliva molti anni prima come modello. Domanda: la tonalità, se era chiaroscura, lei ha dato indicazioni su questa macchina? Posso sollecitare se vuole? Volevo capire. Carmignani: sì, diciamo che io l'ho vista davanti. Era una macchina che a quel tempo mi ha dato l'impressione di una regata. Non era una regata, era simile al muso davanti. Era abbastanza basso, probabilmente con fari rettangolari. Lei vide la persona che guidava? Ma questa macchina veniva da San Casciano. Veniva da San Casciano e girò per entrare nella piazzola, però c'era la mia macchina lì, quindi fece marcia indietro e proseguì, non per San Casciano, nella direzione opposta. Mi sembra ci fosse una persona dentro. Sembrava un cacciatore, cioè dagli abiti. Di più specifico, era esile, grosso, ma abbastanza grosso. Non esile? Sì, dice Carmignani, conferma, non esile. Lei mi sembra abbia detto massiccio, di età matura. Sì, poteva essere un cacciatore, un pescatore di questi signori così, vestiti da con questi abiti. Allora, questa è la prima parte, andiamo alla seconda, che si fa piuttosto interessante. Ecco, diversi commenti che si affacciano. La persona che era con lei aveva qualche ricordo anche lui? Su questa persona no. Lei in quella tenda, in quella piazzola, l'aveva vista anche nei giorni precedenti? Sì, come mai? Lei abita lì? Ci ha detto no, non abito lì, però per andare. No, lì mi scusi in zona. Sì, abito lì per andare a Firenze, in genere faccio quella strada. Avevo notato la tenda nei giorni precedenti. Continua Carmignani, addirittura qualche giorno prima anche i francesi, perché c'era una festa paesana. La macchina l'avevo vista a San Casciano. Una festa paesana? Che festa? Ma penso che c'era Cerbaia qualcosa, mi sembra, in quei giorni. PM, va bene, lei ha quasi certezza di aver visto i francesi o è una sua? Carmignani, settimana, perché poi dopo venendo fuori tutta la storia, vedendo la macchina, vedendo le facce dei ragazzi, ho un vago ricordo che forse li ho visti in giro. Lei ha parlato anche di un motorino, ricorda? Sì, c'era un motorino parcheggiato sulla strada, appoggiato a un albero. L'ha visto più volte? Ma più giorni che era lì. Nei giorni prima l'omicidio? Sì, magari una settimana prima, non ricordo esattamente. Io ci passo sia di pomeriggio che di sera, l'ho visto diverse volte lì parcheggiato. Penso anche di pomeriggio, quasi sempre di pomeriggio. Non ho visto persone, solo il motorino. Lei l'ha descritto questo motorino, lo ricorda? Sì. Quei motorini vecchi, io il modello non lo so, non me ne intendo, però era di quelli col cassonetto sopra, rotondo, vecchi motorini. Ricorda il colore? Rosso. No, non era tipo ciao, quei vecchi motorini, non lo so come sono, con la sella tradizionale e il cassonetto, cioè il serbatoio, sì, quello lì rotondo tipo ovale più o meno, lo chiamavano a goccia, dice il PM, sì, può darsi, eccetera. Allora il motorino era appoggiato, dice la Carmignani, e glielo fanno vedere. Allora, qui c'è un particolare piuttosto interessante. Si è parlato del motorino di Lotti. Vi ho già spiegato che per quanto mi riguarda è solo lui che dice di averlo avuto e in un video dico tutto quello che obietto perché chiaramente non abbiamo nessuna fonte che ci rappresenti che tipo, se era vecchio, se era nuovo, niente, colori, niente. È Lotti che lo dice. Però il fatto che Lotti si sia poi successivamente nel 78 preso una macchina e poi altre, non toglie che possa aver conservato un motorino, cioè la vita di Lotti era quella di insomma, uno sbandatone di paese che non rendeva molti conti poi su quello che faceva, i carrozzieri che frequentava, e può essere che abbia anche conservato un motorino. Chiaro che qui si tende a voler far dire alla testa che poteva essere il motorino di Pacciani, che tanto rosso non era, il suo non era. Tutta la storia del motorino di Pacciani è famosa, poi non, lui non andava volentieri nemmeno in motorino, insomma, non era un grande guidatore.
ed era un motorino giallo riverniciato. Quindi il suo non è. Ma che Lotti possa aver conservato un motorino negli anni non è escluso, nulla vieta di pensarlo e quindi io mi permetto anche questo dubbio. Quindi lei ha detto che il colore era rosso? Sì, a quell'albero, so, un'insistenza di Canessa, ma è vero, lei l'ha visto, era rosso, sì, era rosso, certo che era rosso. È strano, insomma, ci si è autorizzato lì per giorni e giorni, ma c'era. Poi la interroga l'avvocato Colao. Voi sapete che Carmignani ha detto parecchie cose nel tempo, anche a persone che sostengono di averla contattata, poi vabbè, non so se sarà vero o non sarà vero, ma insomma, che lei abbia ricevuto delle pressioni pare assodato, addirittura molti anni dopo, cioè negli anni 90, quando aveva un bambino, che avrebbero potuto toglierle. Poi l'avvocato Colao, che era il suo avvocato, però si incontrarono, ci furono degli incontri, anche delle cene. Lei si sentiva sotto pressione per questa vicenda. Allora, ho visto degli uomini qualche giorno prima, dice Sabrina, che magari camminavano lungo la strada, però il giorno stesso no. Colao, che sarebbe il suo avvocato, ma una persona che aveva un nome curioso in paese, un nome strano, l'ha visto? Pepi si oppone, eccetera, eccetera. C'è una scaramuccia tra avvocati. Sabrina, io non ho mai detto di aver visto Torsolo il giorno. Io, signor Vanni, e di San Casciano l'ho visto più volte in paese, ma io quel giorno non l'ho visto, mai visto sui. In quel posto non l'aveva visto Colao, eh? No. Quel giorno no, io quel giorno non l'ho visto e nei giorni precedenti Sabrina Carmignani no, no, glielo richiedono, no. Cercano persino di fare una contestazione, eccetera. Poi il PM precisa non è una contestazione, ma insomma lei l'ha visto il signor Vani in zona nei giorni prima? No. E Pepi si ribella, ci ha già risposto quante volte glielo vuoi chiedere. Altra scaramuccia non finisce più. Lei dovrebbe aver visto Vanni, a questo punto si ribella, ve lo ricordate tutti. Scusate, quale verbale dice che io ho visto Mario Vanni sul luogo del delitto? Io non lo conosco, non so quale verbale sia, dice la Carmignani. Va bene, va bene, va bene, va bene, non ho altre domande, non ho altre domande, non ho altre domande. L'avvocato Pepi è rimasto colpito dal fatto della tenda sciatta, dice, sciupata. Ma questa impressione lei l'aveva avuta anche nei giorni precedenti, Carmignani? No, nei giorni precedenti la tenda era una tenda normale, non era rotta o sciupata. E odori strani, dice Pepi, sì, era molto caldo quell'anno. Mi ricordo che era il mio compleanno, avevo delle torte, non ci si poteva stare lì perché c'erano molte mosche, poi era un puzzo veramente. Possiamo avere qualche interrogativo al riguardo o dobbiamo prenderci per buono ciò che abbiamo deciso che buono sia? Ma noi siamo qua solo per questo. Non c'è più altro da fare ormai. C'era un puzzo terribile. Santucci il giorno dopo non lo sente. A chi credere? Ognuno crede a chi vuole. Puzzo notevole. Potrebbe specificare, chiede Pepi. Non lo so. Dava l'impressione di animale morto da giorni. E la tenda era aperta o chiusa? Chiede il PM che ritorna a fare domande. Era chiusa. E lei ha parlato di un foglio di carta? Domanda il PM. Sì, c'erano molti fogli. C'erano delle scarpe, mi sembra un paio di scarpe. Sì, scarpe da donna mi sembra, e anche dei pezzi di carta, cioè c'era molto sporco davanti. Ma il PM, carta, mi scusi, come residui di mangiare, carta, giornale. Carta, pezzi di foglio, così buttati per terra. PM, davanti alla tenda, Carmignani, sì. Allora, questo è un altro particolare piuttosto interessante e più o meno diciamo finisce qui, per l'udienza è lunga perché con i contrasti tra avvocati non si finisce più, PM, presidente e quant'altro, però la Carmignani è molto sicura di quello che dice, lamenterà appunto negli anni tutto quello che abbiamo detto, però è molto sicura, c'è una macchina tipo regata, poi lei la riconoscerà come una 128 coupé. E quindi affermare che Lotti lì non c'era è molto difficile.
perché c'era una macchina come quella e la vedono in parecchi, chi ha Rappa dei Faveri, poi magari ne parleremo. Ma questo è un altro capitolo, però il puzzo c'era, il lezzo c'era, era nauseabondo. C'era una tenda abbandonata, evidentemente, c'era molto sporco, loro non parlano di mosche, ma magari si sono addensate di più il lunedì, quello ci può stare tranquillamente, e tutti questi fogli che lei poi descriverà unti. Ecco, di tutto questo non v'è traccia il lunedì, sono spariti i fogli, Santucci non entra in merito alla tenda, ma soprattutto dice di non sentire odore. A me pare che la Carmignani sia molto più precisa. E, ha passato sicuramente il vaglio di tanti legali, compreso il proprio, e, non ci sono dubbi. Questa tenda era lì abbandonata, floscia, la domenica, forse con uno spiraglio da cui si poteva vedere qualcosa tipo materassino. Se devo fare proprio le pulci alla dichiarazione della Carmignani, la piazzola è stretta, è una cosa che non si può dire, cioè una volta che ci sono due macchine non è che ci si giri poi tanto. E, quindi se c'era del sangue si sarebbe dovuto notare. Carmignani è così precisa, stessa età di Santucci tra l'altro, quindi non c'è nemmeno un divario di generazione per cui uno magari è più anziano, ci vede meno bene, siamo in presenza di persone giovani, sveglie, con vista, udito, odorato, a posto. E, il sito era abbandonato chiaramente e i morti c'erano già. E c'era molto sporco, però non c'era sangue, non lo notano in due. Vogliamo vedere quello che accomuna questi due test? Non c'era sangue, nessuno dei due nota sangue. Tirate voi le conclusioni, qui non si tratta di andare contro niente, qua si tratta di vivisezionare una situazione che finora è stata raccontata a spanne. E quindi la Carmignani ci viene utile anche per il futuro, quindi per trattare di Lotti e della sua eventuale presenza lì. Perché pensare che Lotti non c'entri niente, non significa dire che ha raccontato solo bugie, ma soprattutto, non significa che dobbiamo, buttare via il bambino con l'acqua sporca, quindi che dobbiamo buttare via Pucci e anche quello che dicono su Faggi. Dobbiamo semplicemente soppesarlo, gli indizi si pesano e si mettono gli uni contro gli altri, si chiama esercizio storico, è quello che si fa qui, né più e né meno. Che altro vi devo dire ragazzi? Se non vi piace il metodo, è il mio, se destabilizza il fatto di mettere in dubbio delle certezze, beh questo lo capisco, cioè come tornare a casa un giorno, come in certi film, no? E non trovare più niente di quello che c'era. Però il fatto è che non c'era nemmeno prima, erano gli occhi della mente che lo vedevano. E quindi, come dice Keanu Reeves nel film Point Break, la vista è un senso sopravvalutato, ci inganna, perché la proiezione arriva dalla nostra mente e quando per 40 anni, 50 anni ti hanno detto una cosa o due o tre, poi è difficile liberarsene. Però è anche un momento di grande liberazione, non dico di illuminazione perché sa di mistico, ma il momento in cui ti liberi senza avere fretta, perché io ho creduto per 30 anni a quello che mi hanno detto, non l'ho mai messo in dubbio come narrazione di base. Se lo faccio, i motivi ci sono. Ciao.